Tac. Famiglia, perché con la famiglia l'ho scoperta e l'ho amata, tramite la famiglia l'ho odiata e perché quando vado in montagna con Ape mi sento sempre accolta. Insieme. Grassei, che forse a tanti non dirà molto, ma è il luogo in cui ho passato tutte le mie estati quando ero bambina. Via. Perché abbiamo le montagne basse? Sì, però dai, non tanto. Tranquillità, silenzio e bel paesaggio. Mettersi alla prova. Silenzio. Attraverso vecchi alpini che praticavano sport, avevano bisogno di nuove leve. Io ero giovane, avevo 22 anni e così mi sono trovata coinvolta. Tramite la palestra popolare del centro sociale di Bergamo, siamo andati a fare nel 2015, nel lontano 2015, un'escursione alla linea Cadorna e ai laghetti del Porcile. Poi da lì sono passati 2 o 3 anni prima che aprissimo la sezione, ma da lì è nato tutto e così ho conosciuto Ape. Da un articolo sul Manifesto, uscito qualche anno fa, dove appunto c'era la descrizione della sezione di Milano, ma soprattutto la cosa che mi ha colpito è che si faceva un riferimento all'ape di Lecco. Allora io c'ho un nonno che ha fatto il ristoratore per diversi anni ai Piani Reginelli, e che si trova sopra Lecco. E gli faccio: "Ma no, ma te conosci Ape di Lecco?" E mio nonno mi dice: "Uè, Pirla, ma il primo ristorante, come si chiamava, dove andavamo noi, che gestivamo, si chiamava Alveare Alpino." E cos'era? Era l'unico ristorante di, anzi, albergo rifugio di Ape, e quindi così. L'ho conosciuta a Casetta Rossa per un corso di formazione sulla montagna. Ah, la presentazione del libro Sentieri Proletari, nello spazio sociale X24. È la vostra associazione. Condivisione? Spontaneità, perché in tutti i limiti o difetti che possiamo avere come persone, comunque tutto quello che facciamo come Ape è spontaneo e sempre genuino. Sarò banale, ma a me viene in mente amicizia. Proposte. Proposta. Comunità di recupero. Organizzata, ma disordinata, e molto familiare, tanto da essere un po' brontolona ogni tanto. Semplice, in partenza Non so perché, però viene anche bella la parola, se penso alla nostra sezione, anche amicizia. amicizia, è vero. È Sì. vero. Allora, un gruppo di scappati di casa, però un sacco simpatici. Manca la terza parola che è disorganizzazione, che però sarebbe compresa in scappati di casa. Familiare, divertente e bresciana. Lunghi. Sbrisga. Conviviali. Molto antica, perché è la prima sezione che abbiamo che c'è stata, bella e molto partecipata. Bel, brav e grappa. Come viviamo i momenti insieme, in tutti gli imprevisti, in tutte le cose che non calcoliamo, nella disorganizzazione, nei ritardi, in tutte queste sfaccettature che fanno parte in pieno di Ape Bergamo, comunque ce la viviamo bene. Quando al ritorno da una gita di 8 ore ti trovi in spalla 3 zaini di cui 2 non sono tuoi. Nessuno è lasciato indietro. Si parte, si torna insieme. Condivisione, passare dei momenti belli con la
tutti coloro che vogliono partecipare e che sentano, abbiano la stessa affinità di intenti. Sapendo che le persone e l'ambiente montano vengono rispettate. Ecco, anche le esigenze del territorio che si sta comunque attraversando. Raduno a Campotosto in Abruzzo. La prima volta che ci siamo incontrati con le altre sezioni abbiamo capito qual è lo spirito apeino, lo spirito che accomuna tutte queste varie realtà nel territorio. È senz'altro il ricordo di tutti coloro che ci hanno dato una mano per portare avanti la nostra associazione, che purtroppo oggi non ci sono più. E siamo andati a trovare il nostro amico Bivacco per la prima volta insieme e era un freddo allucinante, era la prima neve di tutto l'inverno. Eravamo dentro il bivacco, tipo così, tipo scena da film sull'Everest, così freddolissimo. E il Fra dice, figa, quando torno a casa metto sul termosifone anche gli occhiali. Dopo praticamente un'ora che avevamo aperto le iscrizioni, eravamo già troppi e dovevamo dire a tutti quanti no, mi dispiace, non c'è più posto. Compattare il gruppo con avendo persone che camminano fortissimo e persone che non camminano tanto. La volta che non l'ho pensato? Con tantissime sezioni in più e fuori dal capitalismo. Avremo 200 e passa anni, quindi mi conte Dracula. Apocalittico. Simona, mettiti dietro. Pronti, spontanei. Allora, cazzo, saluto.